Reggiocanestro.it. Tutta la Calabria del basket in un clic. Sì, io veramente sono molto emozionato perché sapevamo che la Viola era molto vicina alla nostra associazione, ai nostri amici in difficoltà. Lo sapevamo perché non è l'occasione di quello che abbiamo subito che la Viola si è avvicinata a noi, ma è già da prima, da sempre, la squadra di basket di Reggio Calabria c'è sempre stata vicina, ha sempre ospitato i nostri amici alle partite, per cui, e peraltro subito dopo la mattinata del 23 gennaio, quando si è verificato questo attentato, si è subito tramite il suo presidente messo in contatto proprio per manifestare la solidarietà. Però devo dire che non pensavamo arrivasse a tanto, cioè a riuscire a coinvolgerci in una partita di questo livello con una squadra appunto importante come quella di Barcellona e dedicare la giornata e quindi anche l'incasso alla nostra associazione. Per cui io veramente devo dire grazie a entrambe le squadre per la sensibilità, al di là di quello che poi sarà anche il contributo concreto, perché già il segnale di attenzione e di vicinanza verso la nostra associazione, verso i nostri amici, dà intanto a noi una spinta importante, enorme, a riuscire a vincere questa corsa contro il tempo, perché voi sapete che noi non solo vogliamo ricostruire il campo, ma vogliamo farlo già da quest'anno, ce ne vogliamo già da luglio, riprendere la nostra attività come se non fosse successo nulla. Non possiamo far passare il messaggio negativo dell'attentato subito a gennaio come un messaggio che possa in qualche modo ostacolare un'attività come quella che facciamo. Sapete che il nostro campo è un campo di 10 giorni fatto, che si svolge a Bagnara Calabra, dedicato interamente ai nostri amici disabili, che in questo modo hanno la possibilità assieme ai volontari di poter trascorrere un periodo al mare, che è nella maggior parte dei casi l'unico momento di svago estivo che appunto alcune persone hanno. Quindi veramente grazie per quello che siete riusciti a organizzare, grazie per averci messo veramente in prima fila in questo pensiero per questa partita e grazie al di là di tutto, al di là di quello che potrà poi essere l'incasso, perché già il fatto stesso di averci coinvolto per noi è una spinta a continuare in questa rincorsa alla ricostruzione veramente importante. Quindi veramente grazie di tutto. Grazie Presidente. Intanto ho visto Reggiocanestro.it. Tutta la Calabria del basket in un clic.